Sono ragazzi, io in questo momento sono il mio amico che parla e oggi siamo arrivati al nostro video. Allora ragazzi, ci siamo con il post partita di Foggia Ascoli. Devo fare un po' molto veloce perché poi devo andare. Allora, oggi siamo con il post partita di Foggia Ascoli che è finita 3-2 per il Foggia, altri 3 punti importantissimi. Sono 3 vittorie, sì, 3 vittorie di seguito che fa il Foggia, quindi risponde alle 3 sconfitte di seguito con 3 vittorie di seguito. E con questa media saremmo stati al quarto o terzo posto, a pari punti con il Lecce saremmo stati se non ci fossero stati gli 8 punti di penalizzazione. E purtroppo è capitato. Vabbè, comunque. Allora, parliamo della partita. L'Ascoli che passa in vantaggio con il colpo di testa del giocatore, che non mi ricordo il nome, secondo me Bizzarri là poteva fare un pochino di più, però un po' in ritardo, ecco, sul... Al momento del colpo di testa del giocatore dell'Ascoli. Poi il Foggia risponde subito con il pareggio di Dilli, bella tiro a giro 1-1. Poi il Foggia che si porta in vantaggio con il primo gol con la maglia rossonera in Serie B per Galano, che segna sulla parata, sul tiro di un altro suo ex compagno di squadra al Bari, ovvero Busellato. Tiro parata del portiere, poi Galano sulla respinta segna il gol del 2-1 per il Foggia. Poi, sempre nel primo tempo, arriva il pareggio dell'Ascoli da parte di Ganz sul tiro di un suo compagno di squadra. Ganz ci mette la zampata e se ne gode 2-2. Ganz che ritorna a segnare dopo un paio di mesi di digiuno, proprio contro il Foggia lo segna questo. Vabbè, comunque. E poi il primo tempo di Foggia Ascoli è stato nominato come uno dei più belli primi tempi della Serie B, delle prime 7 giornate, finito 2-2. Ma comunque sembra Foggia Ascoli in questi 2 anni non ha sempre dato spettacolo nelle tifoserie, anche nelle partite. Le tifoserie e le partite da Foggia Ascoli sono state sempre uno spettacolo. Abbiamo vinto tutte e tre noi questa partita ecco contro l'Ascoli, perché Ascoli Foggia 2-0 Foggia, Foggia Ascoli 3-0 Foggia, e poi questa qua Foggia Ascoli 3-2 per il Foggia. Vabbè, poi la Foggia che si porta in vantaggio con il cross di Krakow, colpo di testa di Mazzio, parata del miracolo del portiere dell'Ascoli, e poi Gerba sulla respinta segna il gol del 3-2 per il Foggia. Poi finita così la partita 3-2 per il Foggia. Ci teniamo a fare i complimenti all'Ascoli che, anche se ha perso la partita, continuava a giocare e giocare. Quindi sono rimasto un po' colpito da questa squadra. Poi complimenti anche ai tifosi che ci hanno creduto fino alla fine, come la squadra che ci ha creduto fino alla fine al pareggio, poi non l'ha trovato. Però complimenti lo stesso che ve la siete giocata. E poi, che dire? Ma mi sono scordato di dire una cosa, ma vediamo un po' se mi viene in mente. No, vabbè, non mi viene in mente. Comunque, allora, poi la prossima partita sarà contro il Cosenza. Cosenza Foggia. Si dice che dovrebbe giocare forse Iemmello, che ha detto che sì, è ritornato, è guarito dall'infortunio, si è operato a Cesena alla gamba. E poi hanno detto che oggi tornava nel gruppo. Speriamo che contro il Cosenza giochi, e poi contro il Lecce dovrebbe giocare sicuramente. Contro il Lecce dovrebbe giocare. Questa qua con il Cosenza non si sa, però credo che con il Lecce dovrebbe giocare sicuramente. Comunque, beh ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi al canale su tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!